Buonasera, miei cari amici, cercherò di essere serio il più possibile, ma la Lazio ha battuto il Milan 4-1 e ci tenevo a fare il video post Lazio-Milan. E Bonucci, Bonucci, ragazzi, ma che cazzo te l'ha fatto fare? Bonucci, 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 ragazzi, che legnata, ragazzi, che legnata. 4-1, ma non c'è stata partita con l'unico gol nato da un rimpallo che ha lasciato per la fine Montolivo davanti al portiere. Ma davvero, davvero, assurdo, assurdo. Sento da Juventino quali sono i 42 milioni che ci hanno fracassato le palle. Le palle ce l'ha fatta diventare cubiche, non neanche tonde, cubiche, neanche così, proprio mastodontiche. Addirittura ce le hanno fatto le palle così grosse che se le metto davanti al sole hanno un'orbita loro, cioè io metto un pennarello, lo faccio cadere, comincia a girare attorno alle palle da quanto me le hanno fatte grosse, ci hanno creato la loro gravità, perché Bonucci troppo poco, 42, bisognava venderlo a 60, bisognava venderlo di qua, è troppo importante per Bonucci. Io ieri ho visto un Benatia e un Rugani perfetti col Chievo. Gli unici pericoli che ieri la Juve ha corso, li ha corsi sulle corsie laterali dove l'Iksan e Lozano non chiudevano. Ma ragazzi, Bonucci oggi è stato disastroso. Ma io ve lo ridico, guarda, io giuro, non voglio sputare sul piatto dove ho mangiato, perché io a Bonucci sono comunque grato per quello che ha dato, ma l'ho sempre reputato un gran giocatore in fase di impostazione e lo credo che sia ancora così. E una capra nell'uno contro uno nel difendere. Il problema è uno solo, ragazzi. La difesa del Milan giocando a 4 non ha bisogno di uno che imposta, ha bisogno di due che quando giochi a 4 devi difendere, non devi impostare. E ragazzi, Bonucci imposta ma non difende e oggi se ne ha avuto clamorosamente la prova. 4 gol, 4 quasi, diciamo, c'è sempre la sua responsabilità, le cappelle sono quasi sempre sue. E poi, francamente, la partita non c'è stata al Milan, è questo che poi mi colpisce. Che i miei amici milanisti poi mi dovranno perdonare se lo dico, ma la cosa che a me colpisce in maniera proprio negativa è questa poca fisicità del Milan contro una Lazio che dovrebbe essere leggermente in ritardo di condizione rispetto a loro, visto che il Milan ha iniziato prima la preparazione, dovrebbe essere più fresco, più in palla, e invece era clamorosamente in ritardo. C'è una cosa, questo Milan, ragazzi, è preoccupante. Io lo dico già da un po', io l'ho detto, gli acquisti del Milan, se sono azzeccati sono da 8, ma dubito fortemente siano acquisti azzeccati. Li vedo veramente male, li vedo veramente male. E ragazzi, non so cosa dirvi, io dico la verità, vedere Bonucci così un po' godo. Non posso dire altro, non posso dire che non mi fa piacere, perché come se n'è andato secondo me male, se n'è andato malissimo, comportandosi male con lo spogliatoio e col mister. Quindi vedo adesso Milan, adesso francamente ho sempre reputato Montella un allenatore mediocre. L'anno scorso aveva il Milan terzo, l'ha fatto arrivare sesto, e se la Fiorentina non crolla grazie a Paolo Sousa, la Fiorentina gli arriva davanti. Quindi ragazzi, non so cosa dirvi, posso solo dirvi che il risultato di oggi è Lazio 4, Milan 1, e che vedo male il Milan, vedo male il Milan e vedo molto male Bonucci, vedo molto male Bonucci. Altra minchiata, scusatemi il termine, ma lo devo dire, avevi dato la fascia di capitano, questo arriva panza e presenza capitano, non è così ragazzi, il capitano te lo devi sudare. Ieri nella Juve la capitana l'ha fatto Lichtsteiner dopo anni, 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 anni di Juve. Questo arriva dopo neanche una settimana di Milan, capitano. E adesso la paga, la paga. E niente, dunque ragazzi, risultato finale, Lazio batte Milan 4-1, Bonucci forse uno dei peggiori in campo, e a me da una parte fa piacere, mi dispiace per gli amici milanisti, ma a me fa piacere. Io vi saluto e vi do appuntamento con stasera per i commenti post giornata di Serie A. Ciao!